Ciao ragazzi e ragazze, bentornati a questo nuovissimo video di Just Be a Diva. Io sono Jumpy e vi ricordo sempre che in ogni ragazzo o ragazza c'è una piccola diva o un piccolo divo che deve emergere dentro di sé. Scusatemi per il mio imbarazzo, ma come avete letto oggi nel video, questo è un video tag con il mio amico peloso. Infatti, io ce l'ho qui in mezzo alle gambe. Non pensate male perché è di una sofficità enorme. L'ho preso che stava dormendo, quindi era l'unico. Anche perché ne ho troppi. Allora, faccio il video tag del mio amico peloso, il mio amico a quattro zampe, perché dovete capire che io sono un grandissimo amante degli animali. Ovvero, attualmente ho sei gatti e sei cani, di cui un cane a casa e gli altri cinque in campagna dei miei nonni, però un cane a casa e gli altri sono i miei sei gatti, di cui cinque maschietti e una femminuccia, e il maschietto si è appena alzato. Ups. Quindi lui è Scooby-Doo. Scusate il nome, ma è un po'. Quando l'ho appena svegliato è carinissimo. Allora, lui è Scooby-Doo. Il nome è ripreso dal cartone animato Scooby-Doo, della Misteri Affini. Anche perché mia madre ha trovato nomi molto divertenti, quindi. Ho anche il fratello gemello, visto che lui è bianco e nero. Il fratello è nero e bianco, si chiama Shaggy. Poi c'è Peppa. Poi c'è Josué. C'è Samson e c'è Jeremy. E questi sono i miei sei gatti. Ne ho portato solo uno perché questo credo che sia il più mansueto di tutti e che si faccia toccare perché è carinissimo. Carinissimo. Allora, ho sei gatti, gli altri sono sei cani che sono dei black tedeschi. Uno ne ho qua anche perché non sono da compagnia ma sono da punta. Uno ce l'ho qua e gli altri ce l'ho in campagna dei miei nonni, quindi comunque ce ne ho. E quelli invece sono le mie sei piccole P: Pepe, Pascal, Poker, Peggy, Pupo e Perla. Io a casa ho Pepe che attualmente è sotto la mia finestra che mi guarda. Allora faccio questo tag perché, però prima di tutto, credo 2 giorni fa, venerdì, c'è stato il National Cat Day, ovvero la giornata mondiale del gatto. E come non poter fare un video sui gatti con questa nuvola di sofficità che manco si muove, cioè non gliene frega proprio. Guarda l'obiettivo. Ops, non ne proprio. Allora, per chi mi conosce, sì, io sono amante degli animali, anche perché non posso vivere senza. Lui è la mia dolce metà, come vedete. Se non gli faccio le coccole, se ne va. Ho fatto anche rima. E ho visto il tag in video su YouTube, però non se lo domande, quindi credo che sia una cosa aperta. Allora, faccio questo video perché sì, sono amante degli animali, anche perché, come non si può dire di no a questa nuvola di sofficità, che mi fa anche le foto, mi fa anche i grattini. È meglio questo che non un fidanzato. Amore, tipo, facciamo. Guarda, l'altra volta è stato sullo schermo quando ho visto il video di Hecate con Sam, e spero che questa volta Sam scada se sali qua sopra. Oddio, sì, 1, 2, 3, 4, facciamo palestra tutti insieme, sì. Poi dovete notare la maglia a tema, con la tigre, e il gatto sotto, due felini, quindi è un amore bellissimo. Sì, oggi sono molto rilassato perché comunque non voglio, non lo so. E il mio amico peloso Scooby-Doo credo che adesso abbia un anno, sì, un anno, anche se non cresce mai, quindi sì, sto qua, non miagola, miagola solo quando ha fame, quindi come vedete fa solo stretching la mattina quando lo tengo in braccio, se non lo accarezzo se ne va. La cosa che amo dei gatti è che del mio amico peloso è che non è rumoroso. A volte ci parlo, però, ragazzi, è normale che uno ci parla con l'animale, anche perché è una cosa troppo, troppo bella. Non potete capire. Io sono cresciuto, cioè, ho adesso 20 anni, fra 2 giorni 21 anni, e io ho sempre avuto il cane, però sul terrazzo ne ho avuto i gatti. Sì, il gatto ci sta che quando è in calore è sporca, ma chi se ne frega. Ma una cosa così non si può dire di no. Io quest'estate ne avevo circa 14 di gatti, solo che per motivi di natura si sono dimezzati e quindi mi sono rimaste le mie 6 piccole stelline. Però il gatto è una cosa che comunque non è una cosa, è come una persona, però è un
come una persona reale, cioè ti puoi vedere bene come quando vuoi. Anche quando mi caga sotto il letto, perché questo signorino mi caga sotto il letto, guardate. Saluta Scoops. Saluta. Facciamo il primo piano. Scoopidubidu. Anche se questo stronzo mi caga sotto il letto, io gli voglio comunque bene, perché non riesco mai a tirargli la spalla, perché comunque mi dà fastidio. Poi quando fa quegli occhioni dolci, come da cartone animato, che li spalanca, io non posso dirgli di no, è un amore troppo tenero. Comunque, sì, io sono amante degli animali, quindi potrei regalarmi qualcosa, o gatti o cani, ma preferibilmente gatti. E, no, però comunque il gatto esiste quando sono gli egizi, quindi figuriamoci. Non facciamo un'ora di storia, perché comunque non c'ho voglia, anche perché sto sfattissimo. No, non ho fatto niente ieri sera, perché mi hanno dato tutti quanti buca, quindi ho preferito restare a casa. Ecco, se si vede un altro gatto, è Samson, che mi ha guardato fuori dal tiro. Samsi! Lo sentite? Samsi! Ecco, l'invidia dei miei gatti, quando uno sta dentro e l'altro sta fuori, incomincia a miagolare, ma questo se ne sbatte enormemente, anche perché siamo due. Ma quanto è carino, quanto è tenero, non potete capire. Poi la barba, quindi figuriamoci una pettina. Comunque, il mio amico peloso, io non lo chiamo il mio amico peloso, questo è parte di me, cioè il gatto è parte di me, non potete capire, è una cosa... Allora, per chi non ha un animale peloso, non può capire cosa si prova, cosa c'è tra un affetto tra una persona e un amore così. Ciao patato. Ciao. Allora, meno male che sei bianco bianco ti vedi, eh. È solo la coccia nera. Ecco la cosa che odio di più, però quando mi alzo la mattina, se dorme con me nel letto, ho la faccia piena di graffi, quindi non... meno male che non si... sì, si vede giusto qualcuno, però... non mi posso lamentare, perché comunque... È un amore... No! È l'amore di papà. Sì, è l'amore di papà. Ragazzi, non ci posso fare niente. È una stella, è una diva, comunque... No, più diva di me no, quindi, anche perché i maschi è un divetto. È un felino di vetro, è un felino. Leggermente tipo, gli manca solo il collarino con la corona da re e può essere vivo, quindi. Anche a me manca la corona, me la devo solitamente fare. Absolutely. Come potete vedere, oggi sono tornato nella mia camera. No, non ti faccio niente, scusi. Nella mia camera, perché comunque è mattina, non c'è nessuno. È domenica mattina, è il giorno dei morti, non sapevo che cosa fare. E ho preso la fotocamera e ho fatto un video. Se a volte mi vedete che parlo a sinistra e a destra, è perché sto con il cellulare, anche perché una macchina fotografica non ce l'ho e non ho tempo e soldi di voler andare a spendere, anche perché c'è crisi e quindi i soldi vanno a perdersi. La cosa importante è che ho qui con me, che mi fa compagnia quando sono triste, quando sono felice. E infatti si merita il premio che martedì mi faccio la torta per il mio compleanno, anche se non si dovrebbe, però i miei gatti sono anti-regular. Il mio amicetto si mangia la torta. Mangiano dolci ma non schiattano ancora. Sono delle vere forze della natura, cioè ragazzi, non potete capire. Io posso dare via tutto, ma posso rimanere solo con mio gatto. Che c'è? Ecco. Ce la fanno. Allora, prima di andartene saluta. Scoops. Scoopidro. Vabbè, io lo lascio andare, sennò comincia a fare lo stronzo. Dai. Lo ringrazio per la mia attenzione. Non ti mettere davanti alla fotocamera, sennò ti taglio le palle. Toglimi il culo dalla faccia. Ti ringrazio per l'attenzione, Scoopy. Potete vedere il mio gatto viene e va come... Mi pare gli piace, ma non so dove andrò a finire. Vabbè, chi se ne frega. Come al solito io sono sempre al tops. Non vi faccio vedere gli altri perché stanno comunque dormendo, quindi sono... Allora, possono riscrivere. Samson è bianco, come questo però è un bianco sporchissimo, non capisco ancora perché. Josué che è un tigrato peloso, che è più ciccia che ossa. Perché ricordatevi che sulle ossa ci vuole un po' di ciccia. Jeremy è tigrato grigio perlato. Pepa è bianca, ma non è... No, Pepa è nera, ma l'unica cosa che si può chiamare Pepa è perché sulla punta ha una stizza bianca.
quindi. Però aspettate che ne vado a cercare uno, giusto mi. Ce l'ho fatta, sono riuscito a prenderlo, anche se sono appena svegliato, scusatemi. Questo è il mio secondo animale peloso, spostando anche la fotocamera. No, Derry, eccolo perché non lo prendo mai. Lui è. Che mi ha pure. L'ho fatto in faccia. Questo è Jeremy! Questo è Jeremy, giusto una foto. No, no, dai, dai, dai. No. Lo lascio andare, se no. No! Ecco, ignoranza dei miei gatti. Vi lascio, se no mi fanno danni anche perché mi ha. Il gatto mi ha loffato addosso. Cioè, mi ha epititato in faccia e ora ho una puzza tremenda. Quindi, come potete vedere, i miei gatti mi odiano, ma odio anche loro, però ci amiamo lo stesso. Voglio taggare per questo video tutti coloro che hanno i gatti. O un animale peloso, qualsiasi cosa sia, da un coniglietto puccioso a un alano grande, un San Bernardo, quindi quello che volete. Vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, non capisco perché si è oscurata la fotocamera. E luce fusi, ciao Pepe! E ciao signora, c'è la signora che di fronte mi guarda, quindi crede che io sono pazzo, che parlo davanti a voi, un po' sì. Quindi taggo tutti quelli che hanno un animale peloso, aspetto il vostro video, anche se ne potrei fare 300.000, anche però, tra un po' usciranno video anche con i miei animali, con dei video assaggi con animals, quindi non vi preoccupate. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Una piccola postilla a una persona sola, visto che ogni video che faccio mette gli dislike. Se non ti piace il video, non lo guardare, non sei costretto, capito? A tutti quelli che mi amano, vi lovo, vi adoro, diva approve de vi adora. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Io sono Giampi, ricordatelo bene, anche perché vorrei cambiare un bel nome per il canale, però io sono Giampi, questo è Just Be a Diva e vi ricordo sempre che in ogni ragazzo e ragazza c'è una piccola diva o un piccolo divo che deve emergere dentro di sé. Ragazzi, buona domenica da me, da Giampi, da Just Be a Diva, dal mio ciuffo rosso, anche perché tutti si ricordano per il mio ciuffo rosso. Ci vediamo al prossimo episodio di Just Be a Diva. Ciao ragazzi, un bacio, ciao!